talk show. Penso ai talk show. Il talk show è il talk show, si è pieno, la televisione si è piena, tutti i programmi erano di talk show. E a me sembra, cioè, che il giornalista lì viene meno della funzione, della capacità di pensare e di far pensare, di argomentare. Il talk show è come se portassi in scena lo scenario. Il talk show è violenza, non c'è argomentazione, non c'è dialogo, no? C'è uno che grida sull'altro, cioè che prevale sull'altro, no? E quindi porta in scena proprio questa cosa, secondo me, violenza del potere sull'altro, no? Questo linguaggio fatto di spot, fatto di video, no? E dice che sono i linguaggi televisivi, è il linguaggio televisivo, sono i tempi televisivi. Anni e tempi televisivi se ne possono forse costruire degli altri, no? Cioè, non sono proprio così necessari, no? Ecco, io penso che questa forma di non so se chiamarla giornalismo, sì, forse giornalismo anche, e viene un po' meno, no? A quella funzione della capacità di creare pensiero, di fattore di verità, mi verrebbe da dire, no? Mentre lì è fattore di convincimento, piuttosto, di suggestione. Ecco, io finisco qui. Ma guarda, io credo, Sisto, premesso che ci sono, diciamo, talk show fatti meno peggio di altri. Guarda, io oggi sono stato contattato da una trasmissione televisiva di cui non farò il nome per eleganza, ovviamente, dagli autori, come ritualmente accade quando qualcuno ti invita a partecipare ad un programma televisivo, e mi hanno invitato per andare a parlare del fascismo risorgente, delle periferie, e cioè di quei temi che fino a qualche anno fa questi talk show snobbavano bellamente perché li consideravano dei non temi. Non facevano audience, venivano di fatto appunto derubricati a fenomeni marginali, e mi chiamano oggi, mi invitano a questo programma. Ospiti Alessandra Mussolini, Maurizio Belpietro e altri due politici. Ora, non mi sfuggerà il senso dell'invito che mi arriva, quello di fare ragionamenti piani, pacati, riflessivi sul tema. Ovviamente l'obiettivo qual era? Quello di scatenare la bagarre del cortile, con chi grida di più vince. Siccome ho già i miei problemi, come si dice, ho declinato ringraziando. Allora, perché vi racconto questa cosa? Perché è vero, Sisto, ci sono programmi che campano su quella roba lì. Adesso non voglio fare ragionamenti, io non mi occupo di TV, non faccio il critico televisivo, ho avuto il piacere due sere fa di festeggiare i 90 anni di Angelo Guglielmi, uno che quella televisione qua non la faceva, uno che faceva una TV che forse oggi è considerata démodé, sfigata, proprio perché provava a intercettare non il ragionamento breve, ma qualcosa di un pochino più strutturato, fosse anche una trasmissione ironica, autoironica. Vengono in mente banalmente Blob, il portalettere di Chiambretti, la TV delle ragazze, trasmissioni che cult, che hanno fatto anche storia nella televisione della Rai, di Rai 3. Dice, cita Rai 3, vabbè, insomma, che compagnia di giro, Rai 3, ecco. E però ho declinato l'invito perché non mi interessa partecipare a queste risse. Mi è capitato purtroppo nel lungo il mio percorso di incappare in situazioni simili, non mi sono trovato a mio agio, non perché sia difficile fare a cazzotti con le parole, perché se uno si impegna non ci vuole molto.
Ma perché penso che non sia un contributo a chi ti guarda, a chi ti ascolta, sia soltanto avanti spettacolo, sia anzi un contributo alla, come definirla, insomma, alla non crescita intellettuale di chi viene ad ascoltarti. Allora ho detto di no. Non hanno insistito, perché sanno perfettamente che qualcuno accetta, altri no. Con Alessandra Mussolini mi era capitato di confrontarmi, diciamo così, in passato, 2 anni fa, poi decisi, insomma, che lei è una di quelle che... Ma non perché non mette dei veti, ma perché l'intento è chiaro. Però voglio allargare un attimo, Sisto, il ragionamento tuo. È vero, questi talk show non fanno bene. Però non sono le uniche responsabilità che abbiamo noi giornalisti, queste. Ce ne sono molte altre, ed è giusto dirlo, è giusto fare autocritica, è giusto guardare anche dentro casa propria, ed è giusto dire che per troppi anni anche noi, operatori dell'informazione, carta stampata, TV, rispetto ad alcuni temi scomodi, abbiamo fatto finta di niente, abbiamo girato la faccia dall'altra parte, abbiamo anche noi, come quei politici che dicevano ma no, ma che sarà mai, per troppi anni abbiamo avuto pudore nell'usare la parola fascismo. Anche noi. Quindi quello di cui parlava Liliana Segre, che dice fino a ieri i tempi per un ritorno dei fascisti non erano maturi. Quello che è cambiato è che oggi i tempi sono maturi per un ritorno dei fascisti, che infatti sono tornati di moda. Oggi non vestono più il fez, la camicia nera, indossano felpe all'ultimo grido, cappellini, usano slogan a volte subdoli, paraculi, come direbbero a Londra, per intercettare il consenso di quelli che si fanno convincere più facilmente e in tempo più breve. Le responsabilità vanno spalmate negli anni. Ci sono stati colleghi, io scusa se porto sempre tutto questo tema, ma è quello che conosco meglio, che hanno accettato in questi anni di fare dibattiti nelle sedi di gruppi neofascisti, che li hanno invitati in questi talk di cui tu parlavi. Allora, se tu vai nella sede di Casa Pound non per fare un'inchiesta, io ci sono stato nella sede di Casa Pound 10 anni fa, forse anche 12, ma ci sono stato per fare un'inchiesta, per fare il mio mestiere, per raccontare, e lo potevo ancora fare, di andarci, chi erano questi fascisti del terzo millennio che raccontavano che era importante leggere la storia di Che Guevara, conoscere Platone, leggere i racconti di Roberto Saviano, andare anche ad occupare terreni lasciati liberi, anche le tematiche lasciate libere, penso a quello che fanno nei licei, nelle università, il copia e incolla con i temi che un tempo erano appannaggio per definizione dei gruppi, dei collettivi studenteschi. Banalmente il caro libri, gli affitti calmierati per gli studenti fuori sede, tutti i temi su cui i gruppi neofascisti, blocco studentesco per Forza Nuova, scusate, per Casa Paolo, lotta studentesca per Forza Nuova, si sono saltati sopra sta roba qui. Allora, se tu vai nella sede di Casa Pound non per fare un'inchiesta, ma per fare un dibattito con loro, e non lo fai in uno spazio neutro, lo fai nella loro sede, abusiva peraltro, occupata abusivamente, allora a quel punto, e lo hanno fatto dei colleghi autorevolissimi, anche qui non faccio nomi, ma perché poi sono noti, insomma, sono andati a farci dibattiti, li hanno invitati nelle loro trasmissioni. Allora, questa roba qua che cos'è? Io non lo so se è un contributo alla crescita culturale di questo paese o se è un formidabile e forse inconsapevole assist che hai fatto questi gruppi, che non cercavano altro. Cioè, quella legittimazione sociale e anche la legittimazione culturale. Questi hanno oggi case editrici, testate giornalistiche, radio,